Ciao a tutti ragazzi, siete su Spark and Faye, qui con voi c'è Faye e oggi siamo in un gioco, ritorniamo nella rubrica che avevo iniziato un po' di tempo fa, quella capolavori Wii U, e siamo qui per giocare a Splatoon, come potete ben vedere, e naturalmente, da buon giocatore di Splatoon, andremo a giocare online, e quindi a sclerare un po', perché conoscendo i nerdoni di questo gioco, prendi il livello 20, ora non ti parli di nessuno, è bene in effetti. No, penso di non aver capito, però passiamo alle partite pro perché noi siamo appunto dei pro, quindi mi sembra giusto passare a quelli di alto livello. Però... Ah già, la modalità Bazookarp? Ah, modalità Bazookarp che io non ho mai provato, perché ho smesso di giocare a Splatoon da circa un mese e mezzo, perché volevo riscoprire un po' di terze parti che mi sono di giochi terze parti che mi sono perso su Wii U e quindi non ho più avuto tempo di giocare a Splatoon. Quindi vediamo questa nuova modalità che hanno aggiunto come sarà. E finalmente ci siamo. La cosa che mi dà più fastidio di questo gioco è che le mappe per volta, aspettate che abbasso un po', le mappe per volta che si possono giocare online sono solo... Che figata è il secchio, devo ancora provarlo, sono solo due. E non capisco molto il senso di questa scelta. Sì, beh... È fatto per farti imparare per bene a memoria tutte le tattiche e tutte le mappe, ok? Però la scelta di solo due mappe per volta la vedo un po' una cosa inutile, ecco. Non so come si gioca, cioè non so cosa bisogna fare in questo... Da quanto ho capito bisogna proteggere chi ha la Bazookarp. Però... devo riabituarmi un po' a com'è. Cosa succede? Non so cosa... Raga, aiuto! Scusate, ma... Non sono più abituato. Cosa ti succede? Ah... Non ho capito la modalità. Scusate l'ignoranza, ma... grazie mille. Vabbè, facciamone un altro. Magari era la squadra di merda avversaria che ci ha inculati subito, ma vabbè. È bello essere il più scarso della lobby, visto che non ci gioco più. Porta il bazooka e porta la gola. Ah, sì, è un po' come la torre. Come la torre mobile, solo che ti devi muovere tu e non si muove da solo, ok, ho capito. Vabbè, ci possiamo provare ancora, dai. Dov'è? Quanto ci metto? Ma... Cosa devo fare? Non so cosa devo fare. Non è giusto. Dai, te la sporta. Merda. Ah! Che cazzo? Oh, sì, l'ho ucciso. Finalmente. Grazie. Merda. Dove dovrei portarla? Ah, c'è il simbolo, ok. Ho capito. Oh cazzo, è difficilissimo. Vabbè, almeno questa battaglia è un po' più equilibrata dell'altra, cazzo, ci hanno stracciati subito. No, dove vai? Ehi, dove vai? Ah! Quanto è veloce? No. Mia, anzi il vostro, non so dove portarlo. Allora, prendi. Ah! Godo. E adesso. Arrivo. Merda, no. Ah!
Salvami! Sì, minchia, difficile. Però, vabbè. Devo dire che queste partite pro ti mettono un'adrenalina che pochi giochi, sanno mettere. Godo. No. No, non cadere. Non fate caso alla mia nabbezza, per favore. Ah! Porca puttana! Un'altra cosa che non mi piace, che non mi va genio di questo gioco è l'impossibilità di scegliere la modalità che si vuole giocare, perché io se volessi giocare tipo a la torre mobile partita pro invece di bazooka perché non sono capace, io non ho la possibilità perché è il gioco che decide cosa farti giocare. E non lo so sinceramente le scelte di questo gioco che ha fatto la Nintendo. Non sono del tutto. No. Non sono del tutto d'accordo, ecco. Vabbè, sai di fatto che comunque è un grande gioco, Grande gioco in cui io non sono più capace di giocare, però comunque è un grande gioco. Cos'è successo? Cos'è successo? Il bazooka per esplosi ti ha splattato. Non la sapevo questa. Basta averla voi. Porca troia. Uccidetelo! Chiudo io. Ah! Ma è strana quella modalità. Porca troia! Lo so, un turbinator che era pronto, però non mi viene da usarlo. Non mi viene. Non sono più abituato a sto gioco. Non voglio perdere altri 10 di run. Stai zitto. Fanculo di qua. Oh. Non muori. Fuck. Cazzo, fate qualcosa. Non so come aiutare. Devi muoverti, vai. Dai che ci dà un po' di tempo, sei bravo. No, a quanto pare no. Porca puttana, è difficile sta modalità. Vedete, mi scazza che ci siano solo due mappe che continuano a ruotare, e molte volte mi è successo che invece che ho continuato a fare sempre per tutta la partita, sì, per tutto il tempo che ho giocato, sempre la stessa mappa, senza mai cambiare, perché comunque sono le lobby sono casuali, le mappe quindi sono casuali. E non lo so, secondo me, non sono il primo che sento che non è del tutto contento di questa decisione. Secondo me dovrebbero cambiarla. Penso io. Ah! No, a quanto pare non ci penso io. Ok, dai. Invece troppo sto colore, troppo bello. Penso io. Oh cazzo però. Merda. È stato orribile! Mi sentivo proprio fottuto, ma tanto! Cazzo, si sta già vicino? Sì. Non mi... Cazzo. Ho
forse sto imparando. Non so dove devo portarla, però questo è... Dai, l'ho ucciso! Sì, vabbè, ma se cioè, ho aspettato che cadesse, ho visto io che cadeva, non mi aveva ancora sparato niente. Cade, arriva e mi uccide. Sì, è anche vero che non so cosa faccia il secchio. Però non so neanche dove andare, questa è una cosa brutta. Ovviamente io sto andando da parti inutili. Basta, basta. È molto scomodo il secchios. Sì, è la mitragliatrice, la Gatling. È molto... Io non so dove bisogna andare, questo è brutto. Una volta che ce l'hai, dove vai? Ah, merda, è vero. Vedi, stronzo. Fottiti. No! Cazzo! Era tutto perfetto, tutto calcolato. Ci credo. Hanno perso i due, bene. Prendiamolo noi, allora. Muovetevi. Questa battaglia non la vinceranno. Porca troia, non l'ho preso. Oh, non uccide! Pinturicchio. Non uccide sta roba, però, Sembrava più... Boh. Merda, non mi ha preso. No, non so cosa ho fatto. Ancora. Ti muovi? Non so dove devo portarlo. Di qua, vado, corro. No, dovremmo portarlo da loro. Ah, ho capito, dai, bisogna vedere sul gamepad. No, ci sarà un'indicazione, penso. Stiamo vincendo, dai. Porca puttana. Non so dove devo andare. Che si dia, stronzo. Dai, su. Oh. Merda. Stiamo perdendo. Dov'è? Bel puttano. No. Non c'è neanche. Ah! Porca puttana. Devi camperare questo rollo praticamente, merda! Allora, devo portarlo di là. No, non so dove devo portarlo. Allora. Là, ok, devo andare a sinistra, corro. Però difendetemi. È difficile. Dobbiamo prenderlo, se no abbiamo perso. Vaffanculo. E vabbè, ci abbiamo provato. Di poco, dai. Sì, questa arma è difficile da usare. Dai, magari sono a livello 21. Sì, dai, non me ne fotte del round. Tanto so che arrivo da un meno, però poi ci arrivo. 48 livello 21. Ok, ritiro quello che ho detto prima. Vabbè, dai. Ragazzi, è stato bello riscoprire questo gioco. E questo grande aggiornamento di agosto, sì, ha portato molte modifiche, ma tante cose rimangono incomplete, secondo me, che si dovrebbero ancora migliorare. C'è un festival. Intanto, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video, invece, mettete mi piace.
iscrivetevi al mio canale se non lo siete, se non l'avete ancora fatto. E vi lascio andare con la mia decisione. Ciao a tutti ragazzi.